Signore, sia lodato. Signore, ti siamo grati e riconoscenti perché ancora una volta in quest'ora siamo dinanzi a te con la certezza che ancora una volta tu consolerai i nostri cuori. Siamo nella tua presenza per godere della tua comunione. Siamo dinanzi a te per essere ristorati, consolati. Opera, Signore, nella nostra vita, ammaestraci, illuminaci e fa che quest'ora che trascorriamo insieme possa essere un'ora di grande benedizione per ciascuno di noi. Rimani con noi e noi ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo la gloria del Signore, l'inno 287. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, dal versetto 3. Invece, in quei sacrifici, è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli, cioè Gesù, dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Fin qui la lettura del passo sul quale stasera, fratelli, con l'aiuto del Signore, mediteremo. E fin dai primi versetti ci viene offerto lo spunto della nostra meditazione, il ricordo. Si parla nel testo di sacrifici, di pratiche religiose dell'Antico Testamento che servivano soltanto a rinnovare il ricordo dei peccati. Ora, fra i grandi doni che il Signore ci ha fatto, naturalmente, c'è quello dell'intelligenza, checché se ne pensi, e c'è quello della memoria, checché se ne pensi. Lamentiamo forse di avere scarsa memoria, è un altro paio di maniche, ma il Signore ci ha dato intelligenza e memoria. Dunque ricordare è utile, spesso salva la vita, l'elenco sarebbe lungo, io vado al dunque, è doveroso, fa bene ricordare le esperienze del passato, ma ricordare alle volte diventa una pratica anche dolorosa, quando per una serie di meccanismi andiamo a prendere quelle pratiche nascoste negli archivi più profondi della nostra mente, o se preferite nei file più nascosti della nostra mente, e questi ricordi, questi archivi che ritornano a mente, s'aprono e ci parlano, forse, di esperienze che ci hanno segnato,
di peccati non confessati, di dolore patito e forse di dolore inferto. E quando questi ricordi, ripeto, riemergono nella nostra mente, possiamo trovarci dinanzi ad essi, come i credenti dei quali parla Ebrei, disarmati soltanto con il ricordo e il dolore, o ci possiamo trovare dinanzi ad essi con un'arma formidabile che riesce a cancellare e a ridarci una nuova vita, cioè il sangue di Gesù. Ma partiamo dai ricordi, partiamo dagli archivi segreti, partiamo dai file criptati, partiamo da ciò che magari abbiamo sedimentato proprio in fondo all'anima nostra e che magari abbiamo chiuso dietro una porta a doppia mandata, sulla quale non c'è scritto archivio, ma forse c'è scritto ripostiglio, proprio per fuorviare la nostra stessa mente e fare in modo che quando magari vaghiamo con il pensiero, proprio dinanzi a quella porta andiamo oltre, non ci fermiamo, non apriamo, non entriamo. Fatto sta che, dicevo, per una serie di meccanismi, non so se naturali, io credo spesso invece soprannaturali, azionati dallo Spirito Santo stesso, la porta s'apre e i ricordi riemergono. Riemergono e ci causano un, direi in questo caso, santo e benedetto senso di colpa. Ora, gli esempi si sprecherebbero, però io qualcuno ve lo faccio. Per esempio, possono essere appunto ricordi che sono stati rimossi rispetto ai nostri doveri nei confronti di Dio. Per esempio, ricordate il coppiere che incontrò Giuseppe? Era in prigione insieme a Giuseppe, ebbe un sogno, la mattina non capiva che razza di sogno aveva fatto e Giuseppe glielo spiegò, gli profetizzò la sua liberazione. E quando il coppiere era per essere liberato, Giuseppe lo implorò e gli disse: ricordati di me quando sarai libero, parla di me al faraone. Ma come capita spesso, quando siamo in prova, e allora benedetto il nome del Signore, gloria a Gesù perché ci aiuta, ma quando usciamo dalla prova e siamo messi al largo come il salmista, forse dimentichiamo. Il coppiere ritornò, riottenne l'antico incarico, divenne importante, lo stipendio, gli straordinari, la divisa e tutto il resto. Ma dopo non sappiamo quanto tempo, una mattina il faraone se ne uscì anche lui con un sogno strano, che nessuno riusciva a interpretare fra i suoi sacerdoti e saggi. E lì la memoria. Dice il capo dei coppieri nella parola di Dio, andò dal faraone, gli parlò e disse: ricordo ora i miei peccati. Io fui infedele nei tuoi confronti, ma un giovane ebreo mi parlò, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordi sedimentati che tornano a galla, di antiche promesse che abbiamo fatto al Signore Gesù. Perché forse in un periodo di prova o di prigionia accanto a noi abbiamo avuto qualcuno che è molto più di Giuseppe, qualcuno che ci ha spiegato, che ci ha fatto capire, qualcuno che con la sua parola di sapienza ci ha in qualche modo aperto la mente e ci ha promesso una liberazione e ci ha acquistato la liberazione. Ma quando fummo messi al largo dalla malattia, quando fummo messi al largo dalla prova, quando in qualche modo, insomma, fummo ristabiliti nel nostro quieto vivere di tutti i giorni, proprio quel quieto vivere di tutti i giorni, proprio l'andazzo normale delle cose, ci fece dimenticare l'antica promessa. Tutto fu rimosso, chiuso dietro la porta a doppia mandata, ma poi ecco accade qualcosa. Ripeto, non credo che sia naturale, io sono più che convinto è soprannaturale. Riemerge il ricordo. E dinanzi al Signore ci ricordiamo di quella promessa fatta, di quell'aiuto ricevuto, dinanzi al Signore ci ricordiamo che abbiamo ricevuto ma non abbiamo ringraziato, che abbiamo goduto ma non abbiamo offerto. E quel ricordo forse ci riempie il cuore di sensi di colpa. E come il coppiere non possiamo fare altro che ritornare, disse: chiama Giuseppe. Ecco, quando qualcosa del genere accade, l'unica cosa che possiamo fare è chiamare nuovamente Gesù nei nostri cuori. Ma vi sono altri generi di ricordi, per esempio quelli che vengono ostentati.
In Ezechiele Dio manda una maledizione terribile a coloro che manifestano il loro peccato e che si vantano del ricordo del loro peccato. Sì, perché vi possono essere persone che si vantano di azioni e pensieri commessi tempo fa. È forse un modo per esorcizzare delle cose brutte, parlarne sempre. Forse è un modo per non avere paura, parlarne sempre, continuamente, e in qualche modo assumere un'aria di sufficienza e di superiorità. Ma mentre se ne parla in compagnia, assumiamo l'aria sufficiente di chi è forte ed è spregiudicato. Vi sono dei credenti che moralmente sono spregiudicati e se ne vantano pure. Ma quando rimaniamo da soli, se è vero come è vero che esiste in cielo un Dio e lo Spirito suo opera in terra, nel nostro cuore s'apre la voragine del senso di colpa. Vi sono dei ricordi improvvisi. Disse Gesù, quando vai al culto ad offrire la tua offerta, se ti ricordi, proprio in quel momento, se ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, il rancore. Il rancore è come la sabbia, sembra che non pesi nulla ed è molto pesante, sembra che si può spazzare via in fretta e invece entra dappertutto negli ingranaggi della nostra anima fino a bloccarli, fino a paralizzarci, fino a bloccarci spiritualmente. Il rancore assomiglia un po' a me viene in mente questa immagine, alla sabbia dei vulcani. Quando sono in eruzione van per aria e l'indomani vi svegliate e tutta la città è nera, finissima sabbia, che sembra dare un colore turistico alla città, e invece rovina le automobili, crea problemi respiratori. È impalpabile, è sottile, così è il rancore, è impalpabile, è sottile, eppure si sedimenta a tal punto che non ce ne rendiamo conto. Ma tanta sabbia su un tetto debole è pesante e sfonda. Tanta neve bella, bianca e candida su un tetto sfonda il tetto. Il rancore sfonda la forza dell'anima nostra. E allora quando ti trovi lì e ti ricordi, ecco un altro ricordo, appunto, quello di antichi rancori che non siamo riusciti dei quali non siamo riusciti a liberarci, di antichi punti interrogativi o esclamativi, se preferite, che sono rimasti lì, che ci fanno soffrire, ma sono lì. Anzi, sembra quasi che abbiamo provato a liberarcene di questi sensi di colpa, cosicché abbiamo letto che il sangue di tori e di becchi è impossibile che tolga i peccati. In altre parole, alle volte abbiamo provato a liberarci dei sensi di colpa ricorrendo alle nostre pratiche religiose. Ma quelle pratiche religiose, proprio come il tizio che va lì per offrire e si ricorda che il fratello ha qualcosa contro di lui, proprio le nostre pratiche religiose sono quelle che invece acuiscono il dolore, acuiscono il ricordo, ma fanno solo quello. Ed è inutile che offriamo al Signore il più ricco fra il nostro bestiame, è inutile che pensiamo di calmare e tacitare il cuore con delle ricche offerte o che con i nostri sacrifici o con il nostro servizio al Signore, è inutile. Ciò che deve essere cancellato, non riscattato. Ciò che deve essere ristabilito. Ciò che deve essere onorato, deve essere onorato. Ciò che deve essere abbandonato, deve essere abbandonato. I ricordi che alle volte ci fanno tanto soffrire e che andando avanti negli anni impariamo a non ascoltare e a ricacciare nella famosa stanza di cui dicevo sopra. A tal punto che a forza di ricacciarli dentro riusciamo proprio a non farli più uscire fuori. Ma la mia preghiera al Signore è che stasera nessuno fra i presenti, nessuno di noi abbia qualche spuntone che riemerge dal profondo dell'anima che lo ferisce e lo fa soffrire. La mia preghiera al Signore è che stasera tutti possiamo, dobbiamo essere liberi nell'anima al cospetto del Signore. E se qualcosa riemerge è inutile cacciarla via. È inutile affannarci in mille e mille offerte perché
il sangue dei becchi e dei montoni e dei tori non serve a nulla. I rimedi umani non servono a nulla. A nulla. Servono semmai a darci pace sul momento per essere nuovamente dopo assaliti. Per essere all'altra occasione nuovamente vittima. Ed ecco che il padre soffre per rimorso di male fatto ai figli, forse. Ed ecco che quel credente di un peccato commesso ma mai confessato al Signore. Ed ecco che quel lavoratore soffre per un atteggiamento disonesto che ha tenuto. Ed ecco che c'è chi soffre per un tradimento a una persona cara. Chi per una promessa fatta al Signore non mantenuta. Chi per un rancore che è tenuto là e che ogni tanto riemerge e divora l'anima. Quanti esempi, cari. Che ricacciamo, ripeto, spuntoni che ricacciamo dentro, poi magari veniamo al culto, veniamo ad una riunione cristiana, facciamo le nostre belle pratiche religiose e riemergono fuori. E allora diciamo, no, leggerò di più la Bibbia, no, io servirò il Signore, andrò più spesso al culto, ma non è la via, non è questa la via. La via tracciata nel passo è un'altra, ancor prima di fare i buoni proponimenti, noi abbiamo bisogno di essere liberati da Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di richiamare Giuseppe. Abbiamo bisogno di richiamare il nostro Signore Gesù. Abbiamo bisogno, in altre parole, non di quelle, di quei rimedi nostri. Non abbiamo bisogno di quelle nostre offerte, ma abbiamo bisogno di colui che non Giovanni Battista, ma lo Spirito Santo stasera ci addita come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché le nostre soluzioni sono state sempre fallimentari. Ebbene, Dio ci offre la sua soluzione, la sua offerta. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Infatti, il passo accantona le offerte e ci parla di Gesù, ce lo raffigura mentre entra nel mondo. Perciò entrando nel mondo Gesù dice, bella questa immagine, il mondo, la realtà, la nostra realtà è Gesù che entra sulla scena, su questa scena così ingarbugliata, così scura, così brutta, entra il Signore Gesù ed entra con una preghiera al Padre. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. E poi più giù leggiamo, in virtù di questa volontà, nella mia breve esperienza mi sono trovato le volte a parlare con dei credenti che soffrono, ripeto, di questi sensi di colpa. Credenti che, pur soffrendo di questi sensi di colpa, e alle volte spinti proprio da questa sofferenza interiore, non riescono a confidare però in Cristo Gesù. Ed è la cosa più drammatica, avere la medicina a quattro passi e non usarla. Quasi che, e spesso è questa la spiegazione, io ho peccato, il Signore non mi vuole più perdonare. Il Signore non mi vuole più accettare, perché io ho pregato e io non sento più. Io ho chiesto a Dio e Dio non mi risponde. Al tempo, io leggo qui nella parola del Signore che invece Dio vuole. Quando il lebbroso andò da Gesù, chiese, Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. In altre parole, non metteva in dubbio la potenza di Gesù, ma metteva in dubbio la sua volontà, il suo carattere. In altre parole, tu sei Dio e puoi tutte cose, ma non ti puoi curare di uno come me. Tu non hai forse la volontà e dietro la tua volontà non c'è un amore così grande. Forse io devo stare al tuo capriccio. Signore, se tu vuoi, tu puoi. Se tu non vuoi, rimarrò così, lebbroso. E il Signore gli diede, il Signor Gesù, gli diede una lezione memorabile. E Dio voglia che questa lezione stasera la apprendiamo tutti. Non gli fece un gran discorso teologico, ma gli disse stringato, sì, io lo voglio. E a quell'affermazione stringata, io lo voglio, fece seguire un gesto rivoluzionario. Lo toccò.
Ed era vietato per due motivi: perché poteva essere infettivo e perché chi toccava veniva a sua volta cacciato via dal paese. Ma per Gesù non c'era problema, lui non veniva infettato e se lo cacciavano via dal paese non gliene poteva importare di meno, lo toccò. Quell'uomo non era stato toccato probabilmente negli ultimi anni della sua vita da nessuno. Fuggivano soltanto alla sua presenza, altro che toccarlo. Quell'uomo non conosceva il calore della stretta di mano, quell'uomo non conosceva un bacio, non conosceva una pacca, non conosceva il calore umano, non conosceva più niente, era solo. Se tu pensi che il Signore stasera non ti può perdonare, io ti dico che tu sbagli. Se tu credi che stasera il Signore non ti vuole restaurare, io ti dico, sulla base della parola di Dio, che tu sbagli. E questo lui te lo dimostrerà non con lunghi discorsi, ma te lo dimostrerà primo per mezzo della parola di Dio, e lo sta facendo. Il Signore stasera ti vuole liberare e poi lo farà con un gesto. Sei vissuto nella solitudine del senso di colpa, sei vissuto nella solitudine del tuo stato. Se tu credi nel Signore Gesù, stasera nuovamente chi può toccare il tuo cuore? Chi può darti il calore del cielo? Chi non rimarrà infettato da te, ma tu sarai contagiato dal suo amore? Lui, il Signore Gesù, lo farà nella tua vita. Ah, sensi di colpa, che alle volte ci costringono a ginnastica mentale terribile e ad atteggiamenti ancora più terribili, la rassegnazione. Ma questa è la volontà di Dio, che chi crede in Lui sarà salvato. Per questa volontà noi siamo santificati. Perché devi soffrire a causa del passato? Dici bene tu, fratello Cusumano, sapessi quant'ero fervente quando il Signore mi battezzò nello Spirito Santo. E poi quello che ho fatto. Sapessi tu quanto io amavo il Signore quando l'ho accettato. Ed ora non riesco più a provare quello che provavo allora, e più alle volte mi accosto all'Evangelo, più leggo la sua parola e maggiormente emerge questo ricordo: ma Dio mi deve fare soffrire? No, Dio ti vuole liberare. Ma se tu continui a pensare a quello che fu e a come fu, non ne uscirai. Pensa ad ora e abbi per certo nel cuore che il Signore ora, il sangue di Gesù ora toglie ogni peccato, ogni motivo di senso di colpa, toglie tutto ora, ed ora scriverà sul tuo cuore le parole di Paolo: le cose vecchie sono passate, ecco il Signore fa tutto nuovo. Il sacrificio del Signore, questo è il sentimento del Signore Gesù, la sua volontà che ci porta a considerare infine il suo sacrificio. In virtù di questa volontà, noi siamo santificati per mezzo dell'offerta. È soltanto Lui la nostra speranza, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Guardate che differenza. Prima si parla di becchi e di tori. Dunque il toro è animale piuttosto poderoso e penso al tempo anche abbastanza, forse anche oggi, costoso. Ebbene, ciò che di più grande, forte e costoso e bello noi possiamo dare a Dio non serve a niente. Dio ci addita colui che è mite, Dio ci addita colui che è semplice, Dio ci addita colui che ha preso un corpo come il nostro ed è morto per noi, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. No, smettiamo la divisa di coloro che assumono soltanto un atteggiamento esteriore. Ma se Dio scava nel nostro cuore e si dinanzi a Faraone, anche noi stasera dobbiamo dire: ora ricordo la promessa fatta. O se come quel credente dobbiamo dire: ora ricordo che nell'anima mia c'è rancore. O ancora come quegli altri credenti, quegli altri contemporanei di Ezechiele, dobbiamo dire: sì, sono stato superficiale, mi sono vantato di cose brutte. Se questo è il nostro stato, lasciamo perdere tutto. Andiamo a Cristo Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che si è offerto per noi, poiché Gesù ha detto: io vi do pace, non come il mondo la dà. Benedetta pace del Signore Gesù.
Il nostro cuore può essere come il lago o il mar di Galilea che dir si voglia in tempesta, può essere mosso e può essere agitato, il nostro cuore può essere in preda alla più terribile fra le tempeste, ma benedetto figliuolo di Dio è morto in croce e per la sua offerta noi siamo santificati, messi a parte. E la sua parola mette pace nel nostro cuore. Dicono, è così. Al centro di ogni ciclone c'è il cosiddetto occhio del ciclone, nel quale c'è una calma assoluta. Al centro di ogni prova, al centro di ogni tentazione, al centro di ogni dolore, se noi lo vogliamo, c'è un occhio del ciclone, che è il nostro Signore Gesù. Lascia perdere ciò che ti ruota attorno, confida in Cristo. Non dire: Signore, se tu vuoi, tu puoi, ma insieme a me andiamo ai suoi piedi e diciamo: Signore, tu lo vuoi, non saresti venuto su questa terra, non saresti morto, non saresti risorto, non avresti avuto pazienza per tutti questi anni, tu lo vuoi, Signore. A questa parola io mi aggrappo come un chiodo. Avete mai visto i rocciatori, gli scalatori? Io li ho visti in TV, mi fanno paura. Sospesi sul vuoto, aggrappati soltanto a dei moschettoni e a dei chiodi, dei ramponi dentro la roccia, ma che sostengono il loro peso. Possiamo trovarci sul baratro, ma aggrappiamoci all'unico chiodo, fisso nella roccia dei secoli. Aggrappiamoci alla parola di Dio. È la tua volontà, Signore, stasera liberami. È la tua volontà, Signore, liberami. L'abisso può gridare ed esigere la nostra anima. Cristo Gesù è il nostro Signore. Egli è colui che ci riscatta. I ricordi, dicevo. Benvengano dunque i ricordi. E benvengano i ricordi e benvengano anche i sensi di colpa. Sì, vengano bene, se servono a farci togliere ogni ostacolo fra noi e il Signore. Ma benvengano anche se permettiamo a Cristo, fatemi usare questa immagine, il vero psicologo, il vero dottore della psiche, dell'anima, il vero psicologo di ogni uomo. Quelle offerte non servono a nulla, soltanto a ricordare la sofferenza. Vi sono pratiche religiose che fanno solo soffrire e fanno soffrire tanto, ma la grazia non fa soffrire. La grazia è pace e gioia in Cristo Gesù. Vi sono persone, credenti forse, che sono degli stoici. Riescono culto dopo culto a rimanere insensibili dinanzi alla parola di Dio, pur sapendo che dentro vi sono delle punte, delle realtà spirituali che li fanno soffrire e che non li fanno essere a posto con Dio. Riescono a manifestare uno stoicismo spirituale encomiabile, una sorta di autolesionismo, ma non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è un'altra. La volontà di Dio è che noi crediamo nell'agnello di Dio per essere fatti noi placide e serene pecore del gregge del nostro Signore Gesù. Io mi fermo qui, perché voglio pregare con voi, sorelle, fratelli e amici, poiché se Dio ti ha parlato, se la parola di Dio ti ha parlato, io ti chiedo, resisterai anche stasera? Opporrai una parete di sasso e ricaccerai nei meandri dell'anima tua i sensi di colpa e i ricordi, o finalmente ti scioglierai dinanzi al tuo Signore e finalmente gli permetterai di operare nel tuo cuore, di cancellare al suo cospetto con il sangue di Gesù ogni peccato e ogni cosa che non gli è gradita? T'aggrapperai con me al chiodo della parola di Dio, la sua volontà, o preferirai continuare a strapiombo, a cadere sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più lontano, sempre più freddo, sempre più lontano? Dio, come sempre, ci offre la sua meravigliosa via d'uscita. Per quello che mi riguarda,
ancora una volta stasera voglio pregare il Signore Gesù. Ancora una volta stasera so, lo sappiamo, che questa è la volontà di Dio, che i cuori vengano messi in libertà. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.